Secondo una leggenda, le sfere di cristallo sono portali magici che conducono chi è in punto di morte sulla soglia dell'oltretomba. Lì, al cospetto della propria parte oscura, si è chiamati a fare una scelta: andare verso la luce o lasciarsi avvolgere dalle tenebre per sempre. No! Dottoressa, il senso di colpa può portare a un bisogno di espiazione tale da manifestarsi anche attraverso gravi malattie. Nella mia esperienza di psicoterapeuta ho potuto osservare che in seguito a serie situazioni conflittuali spesso ci si ammala perché il senso di colpa viene vissuto come colpa reale e in quanto tale esige un'espiazione. Questo potrebbe essere il caso di sua zia Lucia. Non sto dicendo che sia ammalata per via di quella lettera scritta dalla sorella in punto di morte, ma di sicuro, dopo averla ricevuta, è scattato in lei un meccanismo inconscio di autopunizione. Stanotte sei crollata. Lucia, come sta? Il dottore è appena andato via. Ormai è questione di ore. Gioia mia. Ha voluto vicino la foto di Nora. Tuo figlio è di là con lei. Queste sono pronte? Sì, sì. Dopo le puoi mettere sotto all'albero. Va. Non so proprio Nora come abbia fatto a scrivere quella lettera. Oddio mio, Rebecca! Nora è sottoterra! E beh, quelle parole l'hanno distrutta. Tu c'eri il giorno del funerale quando Lucia ha aperto la busta, no? C'ero! Avrei dovuto strapparla con le mie mani. Ma poi è sparita. Il nostro regalo di Natale. Vediamo cosa c'è dentro. Aspetta, faccio io. E voilà. Quando ero piccolo mi dicevi che puoi esaudire i desideri. Ma a proposito di Natale, dopo sistemiamo i capelli, Lucy? Così sei pronti a festeggiare. Amore, restate un po' soli. Sono contenta di lasciarti con lui. Shhh, hai le labbra tutte secche. Io non ho paura di morire. Mi ha fatto paura vivere. Zia, basta. Mattia, no. Nora si è spenta, io ero con lei. I suoi occhi erano vuoti. Era una donna ammalata, arrabbiata con la vita. Tu lo sai quanto io le sia stato legato, ma sai anche quanto ci abbia fatto male. Hai fatto tutto quello che hai potuto, tutto. A quanto pare no. Senti, domani è Natale. Che cosa vorresti più di tutto? Il lieto fine.
quando Nora è morta, tu dov'eri? Non c'eri. Tu non c'eri, da mesi non c'eri. È lei che l'ha voluto, Adele, ci ha sempre messo una contro l'altra. Ha strumentalizzato persino la sua malattia. Ma come fai a negarlo? Ma prendi una posizione una volta tanto, cazzo! Oh, santo cielo, Rebecca, con queste posizioni! A te, allora! A te, le tue posizioni! Dove ti hanno portato a te le tue posizioni? E di certo ora Lucia non ha bisogno di questo! Ma la volete smettere? Si sente tutto di là. L'abbiamo sempre messa su un piedistallo, allora. Sempre su un piedistallo. Ma sai qual è la verità? Lei è stata solo una grandissima egoista. Rebecca, nostra sorella è morta! Nostra sorella dov'era quando la mamma si è aggravata? Quando tu hai perso il lavoro e sei rimasta sola con i ragazzi? Guarda, ne ha fatte troppe, troppe, troppe. A me ne ha fatte troppe. Fino all'ultimo, e lo sai. La malattia è un'opportunità, no? Lo dice la tua psicoterapeuta. Ecco, nostra sorella se l'è giocata di merda. E si vede che questo era il destino della nostra famiglia. O magari no. La vita ha le sue regole, ok? E non sappiamo quali progetti abbia per Lucia. Secondo me, oggi, l'unica cosa di cui lei ha bisogno è perdonarsi, lasciare andare. Forse ha ragione la psicoterapeuta. Forse può essere la chiave di tutto, sì. Quando dice di scrivere una risposta spirituale, una lettera a Nora. No, basta, basta, la lettera basta, basta! No, no, ragazzi, no, ha ragione lei in questo, no. Questa è una follia. È una follia, Adele, è una follia grandissima. Essere venuti qua a Natale, aver assecondato Lucia. Mamma, invece no. Questo è l'unico modo che abbiamo per permettere alla zia di chiudere con il passato. Di far pace con Nora e far pace con se stessa. E questa cosa non farebbe bene solo a lei. No. Cioè. Thank you.
Lucia, questa mattina in ospedale ho aperto gli occhi ed eri ancora qui. Tutte le tue premure non basteranno a salvarmi. Serviranno a te per farti una ragione della mia morte. Ma mentre tu continuerai a vivere, io marcerò nel ricordo. Del resto, cosa posso aspettarmi? Sei solo una sorella. Perché l'hai conservata? Perché era l'ultima cosa che mi restava di te. Avrei fatto di tutto per toglierti quel maledetto male. Ho chiesto di morire al tuo posto. Guardami. Zia Lucia! 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 Eccola! Eccola, è lì! Eccola! Oddio, ma... Mamma! È Nora! Ma che cosa sta succedendo? Nora! Non è possibile! Mamma! Oddio! Nora, no! Come hai potuto farle questo? Perché così non mi avreste mai dimenticata. Perché, Lucia? Lei si è nutrita della mia malattia. È legata a me per sempre. Tu eri talmente incazzata con la tua vita che hai dovuto distruggere anche le nostre. Per ora abituata ad avere tutto, morire era una sconfitta troppo grande. Cosa speravi di ottenere? Vendicarmi. Oddio, perché no, tutto questo dolore? Zia, fermati. Hanno bisogno di questo. Nora. Lucia. Datti una seconda possibilità. Diamola a tutte noi. È troppo tardi ormai. Non è tardi. Si può sempre scegliere. Per tutti questi anni mi hai sempre ferita, umiliata. Perché? Perché avrei voluto essere te? Sentirmi amata. Essere una di voi. Nora, siamo ancora in tempo. Non dopo quello che ti ho fatto. Ma tu non mi hai fatto niente. Non è colpa tua se sto morendo. Non è la tua lettera che mi ha fatto ammalare, ma è il potere che io gli ho dato. Possiamo sempre scegliere. Quando tu sei morta, non ti ho detto che ti voglio bene. Avevi ragione tu. Dovevamo credere ad un finale diverso. La speranza è la cosa più potente che esista. Ma questo non è il finale. È un nuovo inizio. Di questo avevo bisogno. Sentirmi amata dalle mie sorelle. Nora, aspetta. Lucia. 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 Per tutta la vita io mi sono chiesta che cosa significasse essere felice. Adesso lo so. Mattia. Grazie. Thank you.
Il lieto fine non è sempre come ce lo immaginiamo. Of all the money that here I had, I spent it in good company, and all the harm I've ever done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of we to marry now I can't recall. So feel to me the parting glass. Good night and joy be to you all. So feel to me the parting glass and drink a half what happy falls, and gently rise and softly call. Good night and joy be to you all. Of all the comrades that ere I had, the sorry gently rise and softly call. Good night and joy be to you all. Feel to me the parting glass and drink a half whatever falls, and gently rise and softly. Lucia ha scelto di perdonare e di perdonarsi. Il più grande atto d'amore verso se stessa e le sue sorelle. Softly call, good night and joy be to you all. So feel.